Dalle ninfee all'art design, dai cereali al micelio, la radice dei funghi, da cui si ricava un materiale inerte per pannelli fonoassorbenti e finiture. Tessuti morbidissimi fatti con le bottiglie di plastica, dalla carta all'architettura, le microalghe, il banano, le palme, la frutta, una seconda vita al caffè esausto che diventa Coffee Tile, che è una mattonella innovativa di rivestimento a base biologica. Tutto quello che è stato finora spreco e rifiuto qui è risorsa, materia prima da cui si ricava una nuova vita. Design with Nature, un'installazione che anche il manifesto di questo Salone 60 ci dice che la transizione ecologica è già da tempo iniziata. Sì, è cominciata e qui rappresentiamo tutta una serie di prodotti che non derivano più dal petrolio ma che arrivano dalle filiere naturali. Quindi questa è, come dire, la strada che abbiamo davanti, è segnata ed è anche l'unica strada che possiamo percorrere. Una risorsa che si sfrutta con una tecnologia preesistente, quindi questa è l'altra buona notizia. Sì, molti di questi materiali sono legati alle filiere che esistono già, quindi le macchine che stampano le plastiche, quelle rimangono, cambia solo la materia che è una materia di riuso.